abbiamo dovuto dimostrare immediatamente fermezza, solidità e coerenza, perché con questo Presidente ci è stato impossibile attivare una concertazione, un dialogo, un colloquio. È sempre venuto per prenderci in giro e noi come grossetani e io come sindaco non mi faccio prendere in giro. Si sa che è un bandito! Noi grossetani abbiamo il cervello e non ci facciamo prendere per il culo da nessuno! È un bandito! E quindi abbiamo dovuto agire, adesso sapete quali siano gli esiti del tribunale, della decisione, ci saranno alcuni giorni, poi ci riapproveremo dello stadio, faremo le manutenzioni, renderemo lo stadio splendente come un tempo in vista dei prossimi avvenimenti e ci siamo già adoperati. E sempre di più ci adopereremo per trovare una persona degna di essere il presidente di questa grandissima società sportiva, perché io voglio diventare appassionato di calcio, non lo sono mai stato, e insieme a voi voglio crescere anche in questa dimensione. Viva la Maremma! Caccialo il bandito! Caccialo! Quando ci riprendiamo lo stadio? Quando torna questo stadio? Presto! Allora, prestissimo ragazzi, prestissimo! Diciamo l'adempimento spontaneo di Pigione non c'è stato, quindi abbiamo dovuto attivare le procedure esecutive come prescrive la legge e quindi dobbiamo andare avanti con gli ufficiali giudiziari. Ora non vi posso dire il giorno esatto, ma io mi auguro che entro questo mese davvero ci possano ridare le chiavi. È casa nostra, non è casa sua! È casa nostra, bisogna rispettare la legge, perché bisogna rispettare la legge, ma andiamo avanti come trattori, come ha detto il sindaco, noi andiamo avanti perché rivogliamo le chiavi di casa nostra! Li voglio vedere tutto, è quello! Abbiamo aspettato 7 mesi di umiliazioni, umiliazioni in tutti i campi d'Italia, umiliazioni in tutti i nostri tifosi, alla nostra amministrazione. Noi in questo momento vogliamo tornare in possesso del nostro impianto e vogliamo dire in maniera chiara, inequivocabile, Pigione, vattene! Bravo! Bravo!